Siamo al foyer del Teatro Lirico di Cagliari con l'artista Valentina Farkas che interpreta Liu nella Turandot e con Biagi Nelli. Io faccio un po' gli onori di casa in teatro. La Turandot è un'opera dal punto di vista femminile molto forte, perché la principessa Turandot è una donna anche malvagia, ha una vera crudelità. Sì, infatti come tutti saprete la storia appunto di Turandot, la principessa Turandot ambientata in Cina al tempo delle favole, parla proprio di questa contrapposizione tra una principessa agile che alla fine continua a mettere vittime su tutti i suoi pretendenti al trono, invece la schiava Liu, innamorata del principe Timur, che si avvicinerà al trono di Turandot per sciogliere i tre famosi enigmi che lo consegneranno nelle braccia di Turandot. Quindi quello che ci piace più di tutti, mi sembra, rappresentare è questa contrapposizione, giusto? E poi c'è anche qualcosa di moderno, secondo me, in questa principessa che non vuole uomini, è orgogliosa, c'è anche l'elemento dell'orgoglio. Però Liu invece rappresenta l'amore esattamente opposto, il modo diverso di avere un approccio con... Esattamente, secondo me il messaggio più importante che la trasmette questa meravigliosa opera di Puccini è la trasformazione di Turandot, che è una donna molto forte, di gelo, infatti Liu canta tu che di gel sei cinta, molto orgogliosa, vendicatrice, che rifiuta l'amore, non ha mai conosciuto l'amore. Liu con la sua dolcezza, che Liu è solo amore e parla solo amore, aiuta quasi Turandot a scoprire il vero amore. Anche perché poi si conclude con quella frase bellissima, il suo nome. Il suo nome è amore. Anche vorrei dire che questa opera trasmette anche un tipo di amore molto particolare, a volte anche molto tragico, questo amore che ti spinge al sacrificio. Sì, infatti è quello che sappiamo in pratica, in particolare in questa versione che noi faremo al Teatro Lirico di Cagliari, proprio l'opera finisce con la morte di Liu, così come è stata scritta da Puccini, che morì proprio durante la composizione di Turandot, e quindi di Liu che per sacrificio, pur di non rivelare il nome del suo amato, si uccide, quindi preferisce sacrificare la sua vita per... Come ti sei sentita a interpretare questo ruolo? È un sentimento molto molto forte morire, assolutamente sul palcoscenico è un sentimento molto forte, coinvolgente. Devo dire che faccio tanta fatica di non piangere e tante volte piango. Devo sempre trovare la bilancia tra i sentimenti veri, certo, che ti metti a piangere, e comunque trovare lo stacco dal ruolo, così che riesci a cantare e non dimenticarti che è solo un'opera. Allora alla prima staremo attentissime per vedere se piangi per davvero. Devo dire onestamente che ogni recita ti dà la stessa sensazione. Anche se l'hai cantato 12 volte, 20 volte, 30 volte, siamo artisti lirici, anche attori. Il bello dell'arte. Sì, siamo tutti uguali, non importa quante volte hai cantato un ruolo, ti coinvolge ogni volta. Questa è la cosa bella, è una passione, come il vero amore. Come il vero amore, la passione che hai verso un uomo, il tuo compagno, il tuo marito. Vorrei sperare che anche dopo 40 anni, quando dici ti amo, la passione dentro il cuore è la stessa. Certo che non è così come all'inizio, quando sei molto innamorata, ma la passione vera c'è ancora. Allora, aspettiamo la prima per vedere.
questa storia d'amore, vedete se Valentina piangerà. No, con sicurezza. Grazie. Grazie, grazie, grazie a Valentina, grazie, grazie a Cristina. Grazie.